Buongiorno, oggi è domenica, sono in ritardo, solitamente registro il sabato in questo video di recap, ma ieri non ne avevo voglia, quindi cioè, in realtà mi sono proprio scordata, non è che ne avevo voglia, quindi facciamo che ne discutiamo oggi, lo giriamo oggi. Allora, questo mese, infatti in realtà questo video, questa settimana non è stata un granché. È stata la settimana dove ho perso il lavoro, insomma, la prima settimana dopo la perdita del lavoro. E quindi è stata un po' pensierosa, un po' un overthinking che ho fatto. Quindi ho, come si dice, la mia vision board non è stata rispettata, non è quello il giorno in cui non sono stressata e eviterò l'overthinking, ma vabbè, è così, ormai ci faccio l'abitudine, ci ho fatto l'abitudine, quindi andiamo alla pagina. Io ho scritto fino a 20, a venerdì 2, perché poi sabato ho scritto solo che dici, riapriamo BuddyFit. Beh no, perché ieri non ho fatto niente, sono andata a camminare, in realtà no, sono andata a camminare, però noi dobbiamo partire dal lunedì, quindi andiamo a ritroso a lunedì, e ho scritto davvero poco, in realtà non è neanche tanto male, l'ho anche decorato, cioè pensate un po' che io non mi ricordo neanche cosa scrivo. Ah sì, avevo fatto una lista di cose da fare, una lista di cose sparse. Qua in questo video ho pensato anche di farvi un po' il resoconto delle spese, perché ho provato, sto aspettando lo stipendio di febbraio e la liquidazione e la disoccupazione, quindi vediamo un po' per fare il budget di febbraio, che mi arriva il 10, la disoccupazione non so, non credo mi arrivi il 10, però partiamo direttamente con lo stipendio. Io avevo fatto, tornando al discorso di prima, una lista delle cose da fare per rimettersi in carreggiata. Eccole qui. Cioè, chiedere della disoccupazione, l'ho fatto subito. Chiamare per andare per il CAF, non l'ho fatto. Boh, l'agenzia delle entrate, non l'ho fatto. Non l'ho fatto, ci penso tutti i giorni. Non voglio pagare niente. Riordinare casa tutta, e l'ho fatto, però è di nuovo un casino, come vedrete nel video dell'home tour, home tour ovviamente al modo mio. Fare video recap, l'avevo fatto quello dell'ultima volta. Sistemare la macchina fotografica, sì, perché sto registrando con il telefono, ma in realtà ho una macchina fotografica che mi si è rotta, mi sono completamente schiacciata e vorrei portarla a sistemare, magari se riescono, ma non credo, però vediamo. Fare ricerca degli appartamenti, sì, ecco perché, perché c'è stato il appena ho saputo del mio licenziamento, ho pensato al cosa fare, quindi questa settimana è stata un po', appunto, come vi ho detto, pensare, organizzare, perché io voglio andare a fare un corso, e infatti che ho già pagato, inizia la prossima settimana, l'8 febbraio, oggi è 4 dovrebbe essere oggi, domenica 4, sì, inizia l'8, però non è qua, è giù, io sono su, e questo è giù, questo corso è giù allo IED, secondo me è una figata, dura 4 mesi ed è da visual merchandiser. Speriamo che vada bene, perché ogni volta che ne parlo delle cose poi vanno male, ma a me piace parlarne, piace, non so, parlare ad alta voce delle cose, perché alla fine voi lo sapete, ma ovviamente non farete nulla per mandarmela male.
Ok, comunque ho preso l'appuntamento perché sto continuando ad andare in palestra, sono andata sempre, sto andata a camminare tutti i giorni a parte una, e mi sa che vi faccio un riassuntino sul canale, non so, però l'ho fatti tipo, non ho parlato, ho semplicemente fatto i video dove vi facevo vedere che stavo andando a camminare e ho sempre fatto 30 minuti di camminata al giorno, almeno 30. Però poi magari è stata anche di più, però mi sono riposata un giorno, però vediamo se lo faccio, se no non lo faccio e magari vi faccio quello mensile, perché ho intenzione di andarci sempre a fare allenamento tutti i giorni. Sì, perché la sto facendo anche la 75 Soft Challenge, ci sto provando a farla, per ora seguo solamente il fatto che mi devo muovere un tot, non riesco ancora a leggere, stressare mi sono stressata, però skincare la sto facendo, poi mi sono fatta le cose qui, e quello del litro d'acqua non riesco a fare, perché davvero io non bevo niente, non mi devo costringere, lo farò, perché tanto sono 75 giorni, e sono soft, quindi, oddio scusate, no, shopping, bla 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 bla, shopping da Decathlon ovviamente, perché sono in palestra. Ah sì, ho provato a fare la challenge dei fibromantici, uno al giorno, in realtà l'ho trasformato in uno alla settimana, però ce l'ho fatta, due giorni sono ne ho visti quattro. Ho visti 4 e gli altri giorni non li ho visti, quindi magari vi faccio un video riassuntivo, cioè con la vera verità, cioè che non ho seguito tutti, sto ancora pensando, ci sto ancora pensando, vediamo, tanto tempo. Sveglio presto per andare a prendere mia zia, ok. Ah sì, ho trovato mercoledì 21, camminando con Nora, ho trovato dei cuccioli. Però ho dovuto avvisare, perché loro non si facevano prendere, ho dovuto avvisare, ma sono ancora lì, perché ieri sono riandata a camminare e sono ancora lì, quindi non penso che facciano niente, ma io non mi posso caricare. Io ho il desiderio di prendere un gatto, però il gatto lo so che non lo potrò prendere, però anche un cane andrebbe bene, perché io adoro Nora e io voglio salvarne un altro, però non posso accollarmene uno adesso e non è possibile, cioè non è proprio possibile che io lo faccia, quindi quando e se sarà il momento giusto lo scoprirò. Comunque sono sempre come umore sempre un po' traballante, perché sono sempre comunque la sera tendo un po' tardi ad addormentarmi, perché sono presa un po' dei pensieri. Ne ho parlato con la mia dottoressa e mi ha detto assolutamente, noi ci vediamo lunedì e tu fino a lunedì non pensi, non pesci, fai qualcosa per non pensare, fai una passeggiata, vai in palestra, ma non pensare, e è quello che sto cercando di fare. Ma è davvero difficile, davvero difficile per me, perché mi piace, tipo per il corso io devo ritrovarmi avevo pensato di viaggiare, però che posso viaggiare perché solamente due volte a settimana. Il problema è che io il resto della settimana cosa faccio, che mi prendo malissimo per 4 mesi, non so quanti discorsi sto cambiando, però seguitemi, stavo facendo una chiacchierata. Come faccio a stare senza far niente? Se prendo lavoro qui, se cerco lavoro qui, non posso chiedere di fare 2 giorni a settimana solamente, cioè di pausa. Quindi se vado a lavoro giù devo prendere una casa, e una casa vuol dire che devo spendere un sacco di soldi, perché costano un po'. Per ora vedrò, è lunedì, beh comunque
stavo sempre a progettare, cercare case, cercare annunci di lavoro, disperarmi questa settimana, farmi salire l'ansia per nulla, perché comunque c'è la disoccupazione. Cioè, perché sono così addetta al dovere? Succube del dovere, dover fare. Comunque sto mangiando meglio, è piuttosto. Già rimosso. Ho fatto anche un colloquio. Ho fatto un colloquio per Amazon, che non è andato bene, perché non è quello che stavo cercando, perché io sto andando giù per fare il corso. Quindi se non posso fare il corso è inutile che vada giù. Deve riottare tutto attorno a quel corso, e loro mi dicevano no, non è possibile fare tutte e due le cose, quindi ciao, perché niente, quindi pagavano anche bene, però era un part time. Se pagavano bene, comunque io 500 euro, 600 euro di affitto, chi me li pagava se non avevo neanche la disoccupazione, se lavoravo con loro? No, quindi fatto in giro, sono un po' in giro a fare niente questi giorni. Ho intenzione di andare anche a fare al cinema di nuovo, perché sono andata a vedere Tutti tranne te, e adesso voglio andare a vedere Povere creature, oppure è uscito quello della spia che mi interesserebbe, quindi potrei andare lì o potrei aspettare di andare giù per il corso che inizia giovedì prossimo, l'8, come vi avevo detto, e potrei andare nel The Space che ha le stelle poltrone reclinabili, che puoi rilassarti, non so. Vediamo. Sono ordinata. Ah, giusto. Vediamo se. Non so se. Sono già 12 minuti, quindi non so se farvi vedere i miei. Comunque. Ve lo dico brevemente, sono andata bene, perché in confronto agli altri mesi, in realtà, che mi ero un po' persa, negli ordini, perché era comunque Natale, roba del genere, ero un po' triste, però ho mantenuto la calma e ho fatto degli ordini online solamente per comprare i regali a mio fratello e mia sorella, che comprano gli anni. Basta, non ho fatto altri ordini. Basta, credo, l'ho fatto l'ordine di Red Care, mi sa, a gennaio, però in realtà sul budget ci sono rimasta, non ho fatto ordini shopping di cose super inutili che non me ne frega niente, penso guardando il coso, no, i soldi della Money Binder, ovviamente li ho spesi, quelli della spesa, e ho speso anche di più, mi sa. Quindi quello ok, però tutto il resto, cioè sono stata piuttosto in riga, quindi magari vi faccio direttamente il video di febbraio quando mi arriva lo stipendio. I resoconti li vedremo quelli di febbraio, allora, direttamente, se non mi interessa. Solo mi interessa nel particolare, ovviamente. Cioè, ho intenzione di farlo di febbraio, che tanto è più corto, quindi magari con una somma più alta di e più variabili di che possibilità di spesa, perché comunque dovrei viaggiare. Magari viene un video un pochino più completo, un pochino più carino. No, ieri ho fatto una cosa inutile. Ho usato i soldi del Jolly.
spicciolo di jolly per l'emergenza, ma non era un'emergenza, erano solo due jolly che avevo prelevato per sbaglio e ho comprato dei trucchi. Quello che ho un illuminante, questo qua, l'ho dovuto prendere, era troppo carino, infatti mi piace molto molto l'effetto. Vabbè, queste sono cazzate, ciao, ci vediamo nei prossimi video. Spero che voi guardiate l'home tour, mi dite magari anche gli altri, magari, cioè mi fate sapere con un commento che cosa posso fare per esaudire tutti i vostri dubbi, si dice, vabbè, avete capito, ciao.